Natasha, capitano, missione compiuta. Finalmente possiamo dirlo, siamo ai playoff, ce l'abbiamo fatta. Oggi era importante vincere. Abbiamo vinto 3-0, non è stata forse la più bella partita dell'anno, però il risultato era troppo importante. Sì, esatto, purtroppo sia questa che la scorsa ci vedevano affrontare delle squadre fanalino di coda in classifica, ma noi abbiamo una tensione addosso ovviamente perché sapevamo di dover fare 3 punti per raggiungere il nostro obiettivo. Quindi e loro non avevano niente da perdere. Bravo, esatto, sono sempre partite che insomma si giocano con un po' di tensione, quindi l'importante è portare a casa il risultato, non importa come, va bene così. E adesso andiamo ai playoff come seconde, per cui ci riposiamo, abbiamo tempo, il primo turno non lo giochiamo, abbiamo tempo di tirare il fiato, di preparare bene questi playoff e poi la nostra prima partita sarà il 25, questa volta al palazzetto di Vicenza. Sì, finalmente torniamo in casa, anche quello ci è mancato oggi, infatti si è visto con la battuta, abbiamo fatto un po' di errori, vabbè. E comunque siamo felici ovviamente di passare da seconde e siamo anche felici di avere un turno di riposo in maniera da poter studiare meglio le altre squadre e da insomma mettere a posto qualche acciacco fisico. L'obiettivo centrato e di questo siamo veramente contenti e euforici, ma soprattutto di come è avvenuto, perché a parte la seconda piazza che non ce l'aspettavamo proprio, ma proprio abbiamo visto una squadra in crescita e quindi che ha tirato fuori gli artigli proprio negli ultimi match, quelli più importanti, proprio negli scontri diretti, e quindi questa è una squadra che ha ancora tantissimo da dire. Bene, anche perché appunto poche settimane fa eravamo addirittura quarte, la seconda piazza sembrava irraggiungibile, ma questa squadra non ha mai mollato e ha dimostrato che questo posto in classifica se lo merita tutto. Assolutamente, perché è una squadra che lavora tanto, tanto, tanto in palestra e poi si diverte quando fa pallavolo, tranne oggi che magari è un po'... Sì, forse troppa tensione. Troppa tensione perché era la gara decisiva. Però è una squadra che è bellissimo allenare proprio perché danno l'anima durante tutti gli allenamenti e questo ha permesso a questa squadra, a questo gruppo di crescere tantissimo tecnicamente e quindi di adesso affrontare la seconda parte con tutte le armi possibili e anche le armi che ci servono. Dicevamo con Capitan Spinello che il secondo posto ci porta in dote anche la possibilità di riposarci al primo turno, di non giocarlo e quindi di preparare al meglio questi playoff. Sì, noi speravamo proprio in questa seconda piazza proprio perché abbiamo la possibilità di vedere le squadre che si scontreranno, le nostre avversarie, recuperare, riposare fisicamente e prepararci al meglio. Tra l'altro giocheremo la prima partita in casa e quindi... In casa vera questa volta, perché torniamo al palazzetto di Vicenza, anche se dobbiamo ringraziare Montecchio che ci ha ospitato oggi per la concomitanza con l'udinanza degli Alpini, però giocare al nostro palazzetto è un'altra cosa. Sì, ecco, ringraziamo sì Montecchio, però non vediamo l'ora di ritornare nel nostro palazzetto e lì abbiamo il calore del pubblico che comunque ci ha seguito anche qui e ne sono veramente felice, però la casa nostra è casa nostra. Bene, allora in bocca al lupo. Viva il lupo!